tutti, questo è il video richiestissimo sulla mia makeup collection, organizzazione, insomma, o meglio disorganizzazione, me l'avete chiesto sempre in tante, mese dopo mese, l'ultima è stata Marzia che me l'ha chiesto, Marta, scusate, Marta che me l'ha chiesto proprio sotto l'ultimo video e quindi l'ho fatta, anche perché poi nei prossimi mesi mi trasferirò in una nuova casa, quindi sarà completamente diversa. La vedrete quindi ancora così, un po' disorganizzata. C'è qualche novità, ma direi non moltissime. La prima novità è questa, che non c'era nell'altro video, questa che è la, chiamiamola così, l'organizzatore di BB Cream e pennelli. Questo è un, come si dice, un porta lettere fatto così in legno, bellissimo. Tra l'altro, lo trovate da Maison du Monde a 14,90 euro, mi sembra che l'ho pagato. Ce ne sono diversi, c'è anche bianco, sempre così in legno. E ho messo diverse BB cream che utilizzo: Benecos, Glossip, The Body Shop, Planters, Rimmel, Bottega Verde, Collistar, Pupa, Caudalie, L'Oréal, Bourjois, Vichy, Planters. Poi questa è quella BB Bio che è della Florence Nature. E poi il mio pennello Benecos, fantastico, ve lo consiglio di comprarlo, costa 7,99 euro. Poi vabbè, Kiko, questi sono tutti i dupe che utilizzo appunto in casa quando esco, prima di truccare, prima di uscire, e poi Sette Zoeva, eccetera. Qui ne ho altri piccolini che utilizzo appunto sempre quando mi occorrono. Qui ci sono le matite occhi, direi che la postazione è sempre uguale, sempre la stessa, magari se ne è aggiunta qualche nuova. Comunque c'è un po' di tutto, Kiko in prevalenza, un po' gli Essence, Yves Rocher e poi, vabbè, Neve Cosmetics, quindi le pastello che adoro, Elf, Elan, queste di Urban Decay che adoro e poi, vabbè, Kiko, Revlon. Eccetera. Beh, qui c'è la mia spazzola solita immancabile di Tech, poi c'è anche quella piccolina sempre solita di Tech. Qui ci sono le matite labbra, quindi come vedete le pastello e poi c'è, insomma, ci sono varie Debby, insomma, ce ne sono varie. Poi qui contenitori. Allora, in questo contenitore tengo, aspettate perché qui c'è un po' di caos. In questo tengo alcune tinte labbra. Quindi L'Oréal, Kiko, questi della Mua, Catrice, eccetera. E poi c'è un altro che è questo, dove tengo alcuni matitoni, perché quelli Kiko e altri li ho messi in una scatola. Qui ho ad esempio questi di Debby, questi di Elf, Kiko, questi fatti in questo modo, che erano forse di un'edizione limitata. E questi li tengo qui. Poi qui ho messo, prima c'erano una volta gli ombretti in crema, ora ho messo gli ombretti minerali, quindi Neve Cosmetics, Lily Lolo, Everyday Minerals, Minerale Puro, eccetera. Qui ho messo ombretti, no, qui ci sono prodotti di Paula P, alcuni, ma anche qualche ombretto. Qui ad esempio ho messo altri ombretti, scusate la luce, c'è un po' buio, quindi Elf, L'Oréal, Chanel, ho visto anche sotto dei Kiko Water Eyeshadow e qui ce ne sono altri perché ormai non so più dove metterli. Queste sono le palettine di Elf, poi vedo Basic Beauty, Exa, eccetera. E là sotto, quello con le mucche, casca tutto benissimo, vabbè, ma voi non ci fate caso ovviamente. Questa è la mia disorganizzazione, tirerò fuori poi bene tutto. Allora, qua sopra ho questa ciotolina dove tengo un po' di cose che magari mi possono servire o comunque che non so dove mettere. C'è un po' di tutto, rossetti, mascara, anche cose che voglio terminare ma che non termino puntualmente mai. Vabbè, qui ci sono due ombretti Kiko che vagano. Poi, primo cassettino che non si apre neanche bene. Vediamo di fare un po' di zoom, non troppo però. Allora, vabbè, qui ci sono, alloggiano i correttori, quindi Sephora, Lancôme, L'Oréal, e poi Garnier, Intravedo, insomma, ce n'è veramente tantissimi. Qua sotto ce ne sono altri, questo di Chanel, non so se lo vedete.
Chanel, questo di Erbolario, Kiko. Poi qui ci sono un po' di balsami labbra, vari, Elf, Yves Rocher, Slick, The Body Shop, un po' di gloss, questi in tubetto, questi di Sephora, questo di Clarins, mi piacciono un sacco. E qui ci sono altri balsami labbra vari, da Yves Rocher a Perlier e Bottega Verde. Poi passiamo alla cassettiera. Diciamo che questo è rimasto invariato, ovvero i primi cassetti su in alto sono sempre dei rossetti, quindi qui c'è un po' un mix Essence, Elf, New York Color, vedo, e poi Avon, un po' di tutto. Qui c'è tutto Kiko e Pupa, quindi. E anche Mua vedo qua e anche Debbie, però per la maggior parte sono Kiko e Pupa. E qui ci sono un po' di mix, quindi da Yves Rocher a quelli di Rimmel Kate Moss, qui c'è Chanel, Clarins, Collistar, Dior, insomma un po' di tutto. Poi qui ci sono gli ombretti Kiko Mono. Qui ci sono tutto Essence Catrice Mono, quindi un po' di tutto, un caos praticamente. E qui tutti altri Mono, Pupa, Gerards, L'Oreal, Project, Benecos, questo, Yun, insomma un po' di tutto, Deborah Milano. Un bel mix. Poi ora ci sono i cassetti, sono sempre uguali come l'altra volta, dei mascara. Questi sono mascara, sono tantissimi, ebbene sì, L'Oreal, Be Chic, e poi Avon, Eufrida, e poi ce ne sono veramente tanti, tanti, tanti. C'è questo che mi piace tanto, il Wonderlash di Astra, eccetera, che non si chiude. Poi in quest'altro ho i mascara che in genere mi piacciono di più, oppure non so, c'è questo di Sephora, Chanel, Lancôme, Debbie, Elena Rubinstein, Yves Saint Laurent, Yves Rocher, insomma c'è un po' di tutto. Poi qui c'è Essence Catrice qua dietro e qui Kiko, quindi li ho divisi in questo modo. Poi qui in fondo è un delirio, qui ci sono tutti i gloss, più o meno questi sono rosati, un po' più scuri, comunque ho cercato di dividerli, ma devo dire che è stato difficilissimo. E qui che non si apre nemmeno, comunque intravedete qualche gloss leggermente più rosso, vabbè, questo è quella di L'Oreal, e poi Yves Rocher, Pupa, comunque rossi e arancioni. E qui ci sono altri rossetti che non ci stavano da nessun'altra parte, che ci sono soprattutto quelli di Astra, che devo dire mi piacciono moltissimo. Qui intanto cade tutto, e poi Maybelline, qua vedo un po' di tutto, insomma un mix di rossetti. Passiamo a questa cassettiera che c'era anche l'ultima volta. Allora, è difficile da aprire, infatti è difficilissimo. Comunque, qui ci sono i blush. Aspettate, che vediamo se riesco. Ok, perché è un peccato. Qui ci sono i blush più piccoli che utilizzo tutti i giorni, perché poi quelli un po' più grandi li ho da un'altra parte. Quindi ho un po' di tutto: quelli in crema, quelli in polvere, Deborah Milano, Catrice, Shaka, Wycon, Kiko, Milani, Madina, Mua, Natural Collection, The Body Shop. Questo è proprio il mio preferito in assoluto, quando non so cosa mettere tutto questo. Rimmel, Elf, Pupa, insomma. Poi qua sotto ci sono tutti quelli minerali, poi ci sono questi in stick, Avon, Clinique, Elf, qua ci sono quelli in crema di Elf. Vabbè, insomma, staremo qua fino a domani per farveli vedere tutti. Se
cassetto illuminanti vari, ad esempio questo bellissimo di Laura Mercier che mi ha regalato Linda, questo di Shiseido, poi qui c'è Catrice, poi qua ce ne vari, questo di Avon, questo di Bottega Verde, insomma Pupa, insomma ce ne sono diversi. E qua dietro ho tutti gli ombretti mono di Mua, tutti. Ebbene sì, qui ho un po' di palette, ma alcune non le ho tutte qui. Qui ho le nude, diciamo, più che altro, quelle di Mua le ho tutte, questa di Catrice, la Naked Basics 1, la nude di Shaka, Mua, Glossip, questa bellissima che mi ha regalato Giulia, questa di Deborah che mi piace tantissimo, poi ho altre palette, la Naked 2, la Naked 1, ho la, come si chiama, quella di Neve Cosmetics, vabbè insomma, ne ho parecchie di Zoeva, poi qui di sopra, vabbè, qui c'è una pochette dove tengo i trucchi quando vado via al fine settimana in campagna, quindi ovviamente qui ce n'è una montagna, mentre qui tengo tutti i prodotti skincare sempre che porto via, anche se poi su ne ho di cose, però ho sempre paura che mi manchi qualcosa. Qui ho altre palette, quindi questa della Too Faced che l'ho riscoperta, la sto utilizzando tantissimo, devo dire la verità, mi piace un sacco. Poi c'è Nabla, H&M, Sephora, queste nuove di Sephora, questa nuova di Sephora, vabbè, guarda, perdonate la luce, vedo che è sempre più buio e non capisco come mai. Comunque, ce n'è parecchie, Stila, insomma tante, e direi che qui abbiamo terminato, sì, e poi metterò a posto quel disastro lì. Poi, passiamo qua sotto, quest'altra cassettiera. Allora, il primo cassetto ci sono per lo più ciprie, bronzer e basta, direi, sì. Quindi Neve Cosmetics, Everyday Minerals, MAC, Evril, poi cosa c'è? The Body Shop, Debbie, Catrice, questa di, che si chiama Givenchy, questa di Bourjois, Collistar, Chanel, Nuxe, Bourjois, Kiko, ma insomma ne ho veramente tantissime, poi là dietro ce n'è ancora, quindi insomma potete immaginare. Qui, ecco, qui ci sono gli altri blush di cui vi parlavo, quindi quelli un po' più grandi che non stanno al di sopra, e qui c'è un mix di tutti, quindi insomma Bourjois, Debbie, Essence, Catrice, Benecos, Yves Saint Laurent, Béchic, Kiko, Bottega Verde, poi c'è questa di, ad esempio, Madina, ma insomma, vedete da voi che ce n'è veramente tanti. Qui ci sono tutti quelli Kiko e poi c'è questa palettina bellissima di Mua, la Fashionista, che mi piace un sacco. Eccola qua. E poi c'è il La Masca, insomma, poi non vi dico sotto quanti ce n'è ancora, scusate il buio, ma vedo proprio buio, vabbè, tanto poi ne rifarò un altro sicuramente. Qui ci sono tutte le palettine più piccole, e quindi vedete Elf, Kiko, vedete qui ci sono un po' Elf, Kiko, un po' mix di palette, Yves Rocher, Yves Rocher, L'Oreal, Inglot, Catrice, qui ci sono quelle di Clarence, poi Lancome, Avon, vabbè insomma ce n'è parecchie, poi anche Wycon, poi aiuto che fiatone. Allora, questo primo cassettino ci sono tutti ombretti in crema, ebbene sì, quindi c'è Elf, Essence, Catrice, Wycon, Kiko, Pupa e chi più ne ha più ne metta, Maybelline, Astra, Bella Oggi, Too Faced, Bourjois, Guerlain, ne ho veramente una grande quantità. Qui invece ci sono tutti i fondotinta,
vabbè, ho un mix, qui c'è un caos. Comunque qui ci sono le altre BB cream e qualche altro fondotinta. Oppure prodotti nuovi che devo provare. Qui un altro caos pazzesco, perché qui ci sono i primer, le creme colorate, sì, sostanzialmente ci sono queste cose qui che devo un po' sistemare, però cioè se avessi comunque aspettato, non avrei mai fatto questo video. E poi vi dicevo dei pennelli. Li tengo qui in questa pochette rossa dove li porto via il fine settimana. E qui vedete, ho quelli di Real Techniques, quelli di Zoeva che sono i miei amori, insomma, ne ho diversi. E questi li porto via nel weekend, quindi li tengo sempre in questa pochette, così sono già pronti. Mentre qui l'ho già fatta vedere altre volte. Ho altri pennelli, cioè, sentite il fiatone che ho, pazzesco. Altri pennelli, per occhi, per viso, misti, Muma Elf, Zoeva. Poi ho anche questi che sono bellissimi di Elemental Beauty. E insomma, tante cose. E poi vabbè, ho gli smalti qui in questa cassettina. Ad esempio, qua tengo, vabbè, il mio amatissimo, questo di Sephora, cioè, ce l'ho veramente da un anno, 2 anni, non mi finisce mai, pazzesco, ha una durata incredibile ed è efficacissimo. Qui in questa ciotola tengo i prodotti che mi piace utilizzare alla sera o comunque anche durante il giorno. E poi qui tengo tanti smalti, ho diversi smalti, insomma, ma non li ho tutti qui. Collistar, ho quelli più piccoli, ma ho un mix. Qui ho tutti quelli di Deborah Milano, quelli più piccoli. Insomma, ho diversi smalti, anche se non sono una grande appassionata, però di smalti diciamo che ne ho abbastanza. Bene, direi che vi ho mostrato tutto. Vado a bere un bel bicchiere d'acqua perché ho parlato 17 minuti e fatemi sapere se vi è piaciuta e datemi magari qualche consiglio per organizzarla ovviamente al meglio, ma nella prossima casa penso che utilizzerò quel mobiletto. Ecco, questo mobiletto lo vedete che qua utilizzo per la biancheria intima, lo utilizzerò poi nella nuova casa. Vabbè, comunque vi terrò aggiornate. Un bacio, ciao!